Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato a Victoria 2, Heart of Darkness con l'Italia. Allora, togliamo la pausa e velocizziamo. Come vedete, ho appena ricaricato la partita, sono tornato sul gioco dopo una piccola pausa. E fermi tutti. No, pausa. Il tema che mi stavo quasi dimenticando, che vi mostro, è che si parte con questa situazione diplomatica, ossia... Si può chiamare guerra mondiale adesso? Non lo so. Il gioco la chiama la piccola guerra franco-prussiana. Va bene, a me sembra una guerra un po' più grande, però... Lo UK non è ancora entrato, in effetti, non possiamo neanche chiamarlo. Francesi e ottomani saranno una spina nel fianco. Dobbiamo fare in modo di... Sì, non so cosa stessi dicendo, ma la risposta è sì. Dobbiamo fare in modo di contenerli entrambi, da entrambi i lati. Terremo la velocità sempre a 3. Cercheremo adesso di... Cosa fanno gli americani qui in Turchia? Cosa fanno gli americani? No, ma c'è qualcosa che non capisco. La liberazione ottomana della Palestina vede gli egiziani insieme agli americani. Per questo motivo... Ecco perché, gli americani stanno combattendo al fianco dell'Egitto. È un casino totale. Mentre i tedeschi stanno cercando di prendersi l'Alsazia e Lorena. E io qua, ragazzi... Ho una di quelle voglie pazze e scatenate di fare una porcheria. Veramente di fare una porcheria. Vediamo se funziona perché in Frangiù abbiamo 77.000 francesi. Guardali. È semplicemente il top. È semplicemente il top perché penso di poter fare uno scherzone mega galattico. Allora, a Torino ci sono 72.000 francesi. No, gli svizzeri bloccano Novara. Questo non ci voleva. Tanto a Sisak abbiamo vinto. Aver vinto a Sisak significa che noi adesso iniziamo ad assediare il territorio croato sotto il controllo ottomano. Abbiamo svariati fronti da tenere occupati. Qui ad esempio c'è una battaglia marittima che vede, sebbene la flotta italiana sia più grande, la flotta turca probabilmente è molto più avanzata. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Comunque, adesso vedete che qua stiamo vincendo contro 70.000 francesi. Troviamo... immediatamente il modo di bloccare questo esercito in modo che proprio parta, lo sapete, no? Come funziona lo stack wipe. Qui blocchiamo anche Novara, però abbiamo la necessità di portare magari un po' di unità, anche soltanto un'unità di cavalleria, guardate, anche ad Annecy, per bloccarla. E quando vinciamo questa battaglia, adesso... Il contingente che ha preso Grenoble va verso Lione. E noi dovremmo bloccare questi 27.000. Un tempo erano 70.000, adesso 27.000 francesi a Torino. E fare in modo... vabbè. Ecco qua. Battaglia di Torino ci fa guadagnare 9 punti vittoria e abbiamo fatto fuori 70.000 francesi. Adesso qui c'è un problema diverso. La ragione per cui riportiamo le nostre truppe... verso Annecy, qui ci spazzano via probabilmente se non arriviamo per tempo. Arriviamo per tempo, godo tantissimo. Accerchiare Annecy, questo non so se sarà fattibile. Intanto battaglia nel Mar Ionio, altri 8,9 punti. La flotta italiana vince contro la flotta ottomana. Mentre qui sopra stiamo facendo un buon servizio. La guerra franco-prussiana solo per le battaglie è già il 28% e noi negli ultimi 2 mesi abbiamo contribuito quasi per un 20%.
ci sto facendo un po' dentro, ma quasi per un 20. Ma il nostro world score individuale nei confronti dei francesi è 0, perché non stiamo assediando, cioè insomma, perché sì, perché è 0, perché non abbiamo del territorio nelle no in nostre mani. No, tu puoi rimanere a Torino, anzi vai a Grenoble, questi possono salire a Lyon. Appena questi arrivano, benissimo. E poi abbiamo Grenoble, Lione, Torino, Aosta, mancano Ginevra e la West Switzerland. E poi praticamente li abbiamo incastrati. No, stanno scappando a Lione. Scappano a Lione giustamente perché non vogliono essere presi dalle nostre truppe, ai noi. Vabbè, togliamo la pausa. Prendiamo l'assedio lì. Pausa! Pace, 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 pace! Ragazzi, ragazzi! Mega applauso! Mega applauso alla Confederazione Tedesca del Nord che prende, riesce a vincere contro la Francia in questa guerra lampo, si può definire così, e finalmente riesce a fondare l'impero tedesco. La Germania è finalmente impero con un grandissimo ritardo, perché se guardate è il 17 aprile 1901, sono in ritardo di più di 20 anni, ma adesso Germania, Italia e Romania sono alleati. What could possibly go wrong? Come diceva un vecchio meme. La cosa bella perché abbiamo finalmente un alleato completo, 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 completo. Benissimo, benissimo. Iniziamo a togliere la pausa, spostiamo le truppe lungo i confini, mettiamo a Venezia la flotta, anche perché io voglio vedere dove arriveranno tutte queste navi. Ad Aden, eh no, le dobbiamo mettere a Venezia. Rally point, mentre Aden lo togliamo. Altrimenti poi tutte le flotte potenti, tipo la Caio Duilio e l'Enrico Dandolo, queste navi da guerra, queste battleships, stanno ad Aden, invece devono stare a Venezia. Perché qua la flotta è la flotta. Che meraviglia! Che meraviglia! Oh, che bello! Questo mi fa molto piacere. Qui abbiamo un mezzo esercito da qualche parte, non so bene da dove arrivi. Ma adesso lo scopriremo. Allora, in tutto questo abbiamo appena creato un mostro, perché adesso la Germania sarà incredibilmente forte, rischia di diventare la potenza numero uno adesso, anzi rischia, probabilmente la è già. Fatemi vedere un attimo la diplomazia. Ah, allora, la Francia è scivolata in terza posizione, la Germania è balzata in seconda e va ad insidiare l'impero inglese, l'impero britannico. Ok. Noi siamo fissi in quinta posizione perché ormai gli Stati Uniti stanno facendo molto bene e il nostro problema è l'industria, cioè l'industria non sta decollando come quella di altri paesi, anche se sta andando avanti. Intanto abbiamo preso come cultura l'antirazionalismo che ci porta i punti di ricerca a 64, che è tanto. Potremmo prendere l'espressionismo, eccetera, per il prestigio. Però è già il 1900, quindi Integrated Rail System. Iniziamo a migliorare la qualità delle nostre ferrovie. Seno 3, 416, 514. 614, 723. Ma qua in Svizzera ho dimenticato un esercito. No, credo che questi 15.000 a Milano rimarranno qua e li andremo ad integrare con altre. No! Ho sbagliato tutto, ragazzi. Ho mobilitato le truppe per sbaglio. Shit. Ok, a Milano costruiamo un altro mega esercito, così avremo più truppe. Intanto abbiamo superato i 200 punti militari, dai, siamo a 201, non è male. Però
Perché non vanno? Però perché le navi non vanno a Venezia a consolidarsi? Questo dovrebbe essere un naval rally point. La Grecia ci offre un'altra alleanza. Allora, a dirla tutta, io la rifiuto. E non solo la rifiuto, se soltanto potessi giustificare una guerra. Make puppet mi costa 10. Vorrei conquistare la Grecia, ma rischio di superare, e questo è un problema, l'infamia. Quindi non posso attaccarla, però quello che posso fare adesso è cercare di portare la Grecia sotto la mia influenza, che se non la pappettizzo o conquisto definitivamente. Ecco dove sono gli altri 15.000 a proposito, adesso li abbiamo trovati, andiamoli a fiume. Almeno riuscirò a tenerli sotto controllo. Andiamo a vedere la produzione. Un posto al sole. Non male. Queste sono le nostre colonie che hanno fatto loro. Io questa fabbrica di vetro, ragazzi, 17, livello 17. Faccio fatica a capire esattamente che. Cioè, cos'è una fabbrica di 17 piani. Tutto il vetro del mondo è prodotto a Roma. No, lì a. Dov'è questa? A Napoli. A Napoli. Tutto il vetro del mondo è prodotto a Napoli, signori. Eppure nel commercio il vetro non è neanche nella top 3 dei prodotti esportati. C'è invece il legno lavorato, c'è l'acciaio e c'è il tessuto, che sono tutte cose utilissime per l'industria. Però sono base. E probabilmente il fatto che siamo così poco. Sì. Così poco industrializzati è dovuto al fatto che la nostra economia produce più beni base che beni avanzati. Infatti, se ci facciamo caso. Piemonte ultrameccanico. Ok, la smetto di costruire fabbriche perché stiamo scivolando un pochino con i soldi. Intanto la flotta si sta in. Oh, benissimo, ragazzi. La flotta si sta aggiornando con le navi pesanti. Queste faranno la differenza. Queste faranno una grossa differenza. Bene. Il fatto che manchi il ferro non ci permette di costruire le fabbriche. Questa è una rottura di palle notevole. Siamo anche la nazione con più prestigio del mondo, quindi il fatto che manchi il ferro deve essere dovuto a qualche tipico baghettone di vittoria nel world market, ma va tenuto presente questa cosa. E i focus che stiamo utilizzando sono sempre quelli per far crescere i capitalisti. Io adesso non dico di avere un 20% di capitalisti in una regione, ma se ogni regione ricca e industrializzata ha un 1, 1,5-2% di capitalisti, questi poi fanno un gran lavoro. Continuiamo a cercare di trasformare comunque l'elettorato italiano in elettorato liberale, sempre di più, in modo che i liberali poi rimangano al governo e è un partito buono, quello dei repubblicani. Comunque sono alleato con UK, Germania e US. E l'impero russo è ritornato nella top, nella, nel, nei primi 8. I russi, lo zarismo è ritornato. Cioè, ma scusate. Monarchia assoluta slavofila. Sono riusciti a schiacciare l'insurrezione comunista che avevano fino ad un paio di giorni fa. Questo è interessante. Davvero interessante. Intanto portiamo la Grecia in una sfera di cordialità. Ok. Chissà se in questo episodio riusciremo a vedere l'industria che supera i 1000 punti, che è un po' una cosa emblematica. Siamo ad 868 per ora, ma l'Integrail
L'Integral Rail System, il sistema ferroviario integrale, integrato, no, integrale, credo, arriva adesso. E sono curioso di vedere se i miei capitalisti iniziano. Guardate, i capitalisti iniziano subito a fare gli upgrade, non devo neanche toccarle. Che meraviglia. È fantastico. I capitalisti iniziano ad aggiornare il sistema italiano. Bene, bene, bene. Quindi vedremo da 380, da 370 a dove arriviamo. Se guardo la schermata del rischio di rivolta, è qualcosina abbiamo, ma non tantissimo. Se guardiamo la schermata della migrazione, che mi piace sempre tantissimo, migration, guardate l'Europa e guardate l'America. Cioè qui purtroppo non posso farci niente, sono partito un po' ingenuamente sperando che l'Italia diventando democratica avrebbe attirato i migrati, invece è europea, quindi cucù. Forse, forse, forse. Cos'è Gaida? Dov'è Gaida? Perché abbiamo un core, dove si trova sta cosa? Dovrei avere una. Ah, ok, diventa core, ma ci sta, va bene. Tanto l'esercito di Milano è un 507. Ah, aspettate che a Milano però non ho fatto alcuna fanteria. Allora, i ribelli che vedevamo prima adesso si sono scaldati. Prendiamo tre eserciti, diamo l'ordine di fare i cacciatori di ribelli e anche questo di Torino. Benissimo, benissimo. E qui a Milano abbiamo un mega esercito 807. Vediamo di costruire degli ussari. In Asia o in Gibuti? Ah, non posso più farlo da nessuna parte. Che palle. Se avessimo un esercito con due cavallerie, ecco, una la spostiamo nell'altra, qui dentro a Milano. Comunque la Francia abbiamo fatto un male incredibile inizio episodio. Sì, ragazzi! Dopo tre episodi in cui butto via costantemente il denaro, l'Italia, almeno un esploratore italiano, è il primo che pianta una bandiera italica al Polo Nord e questo ci fa guadagnare tanto tanto prestigio. Perché nell'esplorazione rimaniamo primi. Abbiamo trovato la fonte del Nilo, abbiamo scoperto la Valle dei Re in Egitto e adesso anche il Polo Nord. Ah, oh, finalmente! Finalmente! Guardate tutte le ferrovie che vengono costruite adesso con grande velocità. Ah, sto ricercando intanto abbiamo il futurismo, bene, sempre del bellissimo prestigio. La fornace elettrica raddoppia la produzione di carbone, di ferro e quindi dà anche un bonus alla produzione di acciaio, visto che Piemonte, Emilia, Lombardia hanno moltissime acciaierie e questo dovrebbe aiutare l'industria. Ebbene, andiamo a vedere la flotta. Deve esserci qualche problema con il nodo di consolidamento delle flotte perché. A volte si bloccano. Ok, questo è il momento dei monitor. Ma non mi dispiacerebbe avere anche delle Ironclad, che sono molto più forti, ne facciamo 14 o 21. 14 ne facciamo. Oh, fermi tutti. Finalmente siamo nel 1900, iniziamo ad avere la richiesta in Parlamento di riforme sociali. Queste, da un lato, impatteranno su il nostro denaro
e l'industrializzazione, dall'altro però daranno dei vantaggi. Io, se vado a prendere un sistema scolastico base, aumento l'efficienza dell'educazione al 10%, ad esempio. E quindi iniziamo ad introdurre la scuola dell'obbligo, per dire. Abbiamo l'83% quasi di alfabetizzazione, però, insomma, non è male avere questa cosa. E il prestigio sta per superare i 1.000 punti, sarà forse la prima delle tre statistiche a superarlo. L'esercito non ce la farà mai, quello è sicuro, però. Tanto Venezia mi fa una base di livello 5, che bello. Perché cosa posso fare con il Cile? Chiedo scusa. Ci sono dei ribelli in Cile, basta. Fazione russa, i reazionari in Grecia. Dove ci mettono la sfera io i greci? Così, auguri. Signori, la Francia qui limitata è veramente bella da vedere. È veramente bella da vedere. E ancora le alleate di Svezia, Belgio, Portogallo, Spagna, Olanda, Svizzera e Impero Ottomano. Ok. Quest'Austria invece è alleata soltanto della Russia e della Spagna. Io potrei veramente giustificare una guerra, fra non molto. Free people costa un po' troppo, però. Dismantle fortification, cut down to size, acquire state. Aspetteremo di abbassare un pochino il bad boy, di abbassare l'infamia, ma poi ci dedicheremo anche all'Austria. Perché secondo me qua c'è ancora tutto un tema di territorio da liberare. Repubblica Ceca, Slovacchia. Qui c'è un territorio che probabilmente la Slavonia può essere unito alla Jugoslavia, Northern Serbia. E poi qui c'è l'Austria, rimane Austria. Però potrei strappare anche Enrico Caruso, performa il Rigoletto a Covent Garden a Londra. Ok, possiamo prendere anche Innsbruck e Bregenz, per dire. Oppure Lubiana. Potremmo prendere Lubiana, Maribor e Klagenfurt, perché no? Ok, andiamo a migliorare ancora di più la qualità delle nostre scuole e via. Tanto siamo all'83,2%, non è male, non è male. Ok, diamo un'occhiata alle tasse. Abbiamo le tariffe a meno 2, quindi abbiamo un piccolo sussidio all'export. I sussidi però sono sempre attorno ai 1.000, cioè la nostra industria non è ancora riuscita a diventare efficiente, probabilmente perché abbiamo fabbriche tenute attive artificialmente. Cosa vuol dire? Immaginate di avere una fabbrica di lavorazione del legno, anzi, una fabbrica di lavorazione di mobili in una regione che non ha legno, che non ha il legno lavorato e che ha degli artigiani che producono mobili. Può succedere. In questo caso la fabbrica è assolutamente non competitiva e rimane attiva, sì, perché noi paghiamo gli stipendi degli operai. È una sorta di gigantesco apparato statale che la tiene in vita, però non è efficiente. 1.000 punti prestigio e il Partito Repubblicano al 39%, secondo me rimane il potere. Ok, prossima riforma. Io direi healthcare, trinket, che cosa ci dà? Qua pagheremo dei soldi, ma introduciamo un sistema base di sistema sanitario nazionale. E questo aumenta la salute della popolazione. Mi guardo bene dall'introdurre le ore di lavoro abbassate, perché quello secondo me intacca un po' l'industria, però sul resto possiamo iniziare. Nobel per la pace vinto da un attivista italiano. Ma chi è Orsini? Scherzo, scherzando. Sto scherzando. Orsini è quello che mentre l'Austria ci invadeva gridava: "Signori, dobbiamo dialogare." E quando avevamo tipo quegli austriaci all'inizio, no? Prima volevano ammazzarci e prendere Roma, lui diceva: "No, signori, dobbiamo pensare alla pace. È un po' colpa dell'Italia se questo succede." Ok, va bene. Penso che arriveranno altre reforms. Dipende tutto da quanti socialisti liberali abbiamo nel Parlamento, perché più
più cresce la voglia di riforme, più c'è la possibilità di farlo. Minimum wage, anche questo è interessante. Crisi internazionale in Tessaglia, no, questo è un problema. Scusate, velocemente. La crisi attuale vede la Grecia che vuole il ritorno della Tessaglia e la Francia che sta con l'impero ottomano. Stiamo con i greci. Adesso Francia da sola contro impero ottomano. Scusate, Italia da sola con la Grecia contro Francia e impero ottomano. Devo sperare che i tedeschi entrino dalla nostra parte. Aspettiamo, probabilmente lo fanno da soli. La Svezia starà con i francesi, la Russia starà con i francesi. Vediamo se i tedeschi per primi si buttano da questa parte e dobbiamo subito proporre una soluzione in modo che la Francia, insomma, si faccia un po' umiliare e accetti. Perché noi tra l'altro stiamo per mettere la Grecia nella sfera di influenza, quindi se è una Grecia più forte per noi è meglio. Ok, adesso siamo a zero, abbiamo la Germania dalla nostra e dalla parte della Francia non c'è ancora nessuno. Se la Russia e la Svezia entrano, probabilmente si entra in guerra. Se lo UK sta dalla nostra parte, riusciamo a chiuderla diplomaticamente e bloccare, insomma, i francesi dai loro intenti. Intanto qua chiudo i giornali perché mi danno fastidio quando sono troppi. Piccola pausa perché devo capire il partito repubblicano con la religione è secolarizzato. Quindi diciamo... religion is not political issue. La religione non è un tema politico. In modo che più italiani diventino secolarizzati e più italiani votino il governo attuale. Ok. Tanto le ferrovie qua ci stanno facendo molto bene, eh? Stanno arrivando ovunque. Niente, finché siamo a pari non accettano. Vediamo se io offrissi allo UK qualcosa. Io dico, tu potresti prendere... magari il Portogallo della sfera di influenza. Ah, non vogliono il take from sphere of influence, va bene. Allora, se gli dico acquire colony French Madras from France, praticamente anche lo UK entrerebbe. Cioè, praticamente però qui parte la guerra. Liberali ed anarco-liberali, ragazzi, prendono un grande, un 100%, non so di che, del governo. Comunque sì, il Partito Repubblicano Italiano ha vinto di nuovo le elezioni. E quindi ce lo teniamo così. Allora, se dovesse partire la guerra, offriamo un ingresso anche al Regno Unito, in modo che comunque poi quando parte la guerra tra Italia, Germania, Francia e Ottomani, il Regno Unito sta con noi. E questa guerra servirà poi per liberare la Tessaglia dagli ottomani e ridarla ai greci. Velocizzo. Più passa il tempo e più questi due... Vediamo se la Svezia accetterebbe qualcosa. Acquire state. No.
Sono alleati dei francesi, quindi russi e svedesi non staranno mai dalla nostra parte. È molto più probabile che saltino dall'altra appena il caso. Ok. La Francia offre una pace bianca, io propongo, faccio una controproposta, date la tessaglia alla Grecia. Stiamo preparando. Ok, ragazzi, la Svezia sta dalla parte della Francia, è chiaro. Allora, no, 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 cancella, place in the sun, French mothers, procedi, offriamo allo UK di stare dalla nostra. La Francia molla, la Tessaglia, la Grecia e Madras al Regno Unito. E io adesso mi prendo l'infamia perché? Perché mi prendo l'infamia dovuta al fatto che ho fatto perdere una colonia ai francesi. Guardate la Grecia che è raddoppiata. Questo è un problema, purtroppo. Perché adesso i nemici mi possono attaccare con il casus belli, riduzione del contenimento dell'Italia. Male. Molto male. Però la Grecia è cresciuta, l'impero ottomano è stato ridimensionato. Bene così, bene così. L'Eritrea qui è francese adesso. Ok. Guardate il Giappone in Medio Oriente, buonanotte, in Estremo Oriente, che ha preso mezza costa cinese e è arrivato in Cambogia. Arco cane il Giappone, come lotta il Giappone, orca miseria. Ok, wow. Andiamo a fare un voto con i ballottaggi segreti, questo rende la nostra democrazia un po' più completa. E signori, stanno arrivando le mega ferrovie, stanno arrivando le mega ferrovie. Guardate che belle. Guardate che meraviglia. Supply limit, factory throughput, RGO, output, troop movement. Nobel Prize per la fisica. Abbiamo vinto il premio Nobel per la fisica. Cioè adesso tutti gli anni l'Italia guadagna prestigio con i premi Nobel. E adesso Francia e Svezia sono contro Russia e Spagna. Che cosa sta succedendo? Russia Liberation of Northern Finland. Ah, ok. I russi si vogliono riprendere la Finlandia perché sì, al tempo quando i comunisti stavano un pochino dando fastidio in Russia. La Finlandia era caduta. Va bene, ci fermiamo qui per oggi. È stato un gran bel episodio. Finiamo con un'Italia 1904 che sta per arrivare ai 1000 punti di industria, anche se sono sempre pochi. Una Grecia che probabilmente adesso è sotto attacco da parte di Ottomani e Vallachia. Ah, gli Ottomani si vogliono riprendere il territorio. I Greci non hanno voluto un'alleanza e probabilmente pagheranno. Ma io non riesco ancora a mettere nella mia sfera di influenza, quindi si vedrà. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollice in su e ci vediamo per il prossimo episodio.